Gianluca Fiore, libero della Henkel Terni, una sconfitta nell'ultima di campionato che pregiudica l'aggancio al primo posto, ma contro un Corciano che veramente oggi era quasi imbattibile. Sì, è stata una bella partita per loro, noi abbiamo giocato un po' male, un po' contratti, forse anche un po' di stanchezza sulle gambe. Loro sono stati bravi comunque, hanno fatto quello che devono fare, noi troppi errori, forse troppi errori. Comunque adesso ci sono i playoff, ci stiamo preparando e speriamo bene. Sicuramente inizia un altro campionato, vincerà chi in questa ultima fase post season arriva meglio. Com'è la condizione del Terni? A che punto siete? La condizione, dai, stiamo arrivando a un buon punto, abbiamo fatto una bella preparazione estiva, adesso cerchiamo un po' di fare un po' di velocità così per sciogliere le gambe e speriamo bene, dai. L'innesto del brasiliano ci dà una mano, è bravo, è giovane e può crescere, ci può dare una mano davanti, dai. Adesso, secondo te, quali sono le squadre che se la possono giocare dopo questa stagione lunghissima? Bella domanda, ci sono molte squadre, bisogna stare attenti perché ci sono 4-5 squadre che adesso anche stanno entrando in forma, un po' di esperienza, quindi sarà molto difficile, molto difficile. Sembra che già i quarti di finale, tranne forse l'abbinamento prima ottava, possano essere molto competitivi. Molto competitivi. Infatti, c'è da stare attenti anche nei quarti. Molto attenti perché se arriva male, si sbaglia la partita, c'è il rischio di compromettere un campionato fatto bene tutto l'anno, quindi bisogna stare molto attenti.